Ciao raga, benvenuti e bentrovati sul mio canale di Alice in Shot, dove parliamo di fotografia analogica. Oggi finalmente facciamo un video, facciamo una cosa che volevo fare da un sacco di tempo, e cioè stampiamo in modo analogico. Cioè non la stampa, ma stampiamo in modo analogico e non vedo l'ora. Ci troviamo da Yes We Scan e guardalo, sta uscendo dalla sua camera oscura proprio oggi. Davide, ormai ospite fisso di questo canale in cui lui mi spiega cose e io faccio cose, imparo. Ci troviamo quindi da Yes We Scan, è una realtà di fotografia analogica, possiamo definirla così. Ci troviamo in Viale Monza, a Milano. Yes We Scan scannerizza appunto, ma ha pure una camera oscura dove sviluppa e stampa. Quindi oggi siamo qui per stampare. L'ho già detto un sacco di volte, quindi direi di cominciare a farlo. Siamo? Andiamo! La carta. Noi utilizziamo una carta RC, adesso in commercio si trovano carte MRC, multigrade, perché la carta ha un suo grado di contrasto. In questo caso abbiamo una carta con un contrasto 3, quindi noi faremo un provino a contatto, o più di uno, dove andremo a vedere appunto il negativo come si comporta su questo tipo di carta e con le nostre chimiche. Se avessimo mai bisogno di correggere il contrasto, possiamo utilizzare dei filtri che vanno a modificare il contrasto agendo sulla luce del nostro ingranditore. Quindi questo è l'ingranditore. Noi per fare il provino a contatto metteremo un foglio di carta sul telaio, il negativo sopra e metteremo questo vetro sopra, che è un vetro particolare perché non ha riflessi interni e quindi l'immagine dovrebbe essere a posto. Allora, poi una volta impressionata la carta con tutti dei tempi, ma facciamo una parentesi dopo, verrà immersa per un minuto in questo bagno che si chiama rivelatore e si vedrà proprio l'immagine che viene fuori. Verrà messa nel fixer che ci fisserà la nostra immagine alla carta e nel bagno di stop, che serve a far sì che le chimiche residue rimaste sulla carta smettano di operare. È un bagno facoltativo, non tutti lo fanno, perché dopo laviamo proprio in una bacinella con dell'acqua. Allora, l'ingranditore ha questo timer, noi controlliamo il tempo da questo pomello. Premendo questo tasto si accende la luce e una volta scattato il tempo si spegne. Io di solito espongo a passi di 1 o 2 secondi. Quindi cosa faremo? Metteremo il nostro provino. Allora, si mette il provino. Si mette il vetro. Allora, dobbiamo cercarci un cartoncino. Noi ce lo siamo opportunamente preparato. Io direi facciamo passi da 2 secondi di esposizione. Quindi ci metto un cartoncino, impressiono, sposto il cartoncino, impressiono, e avrò tutta la foto fatta a scalette. Perché così, così facendo, avremo l'idea di quanto va esposta la nostra carta. Allora, si prende la pinza, si cala e si agita. E di tanto in tanto si gira. Opla, visto? Quindi la lasciamo sgocciolare bene 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 e la mettiamo nel fix. Idem. Allora, nel bagno di prima, se io agito più o meno velocemente posso gestire il contrasto. È un modo poco empirico, più artistico, però funziona. Ok, ultimo bagno. Allora, qui volendo si lascia qualche secondo in ammollo e possiamo anche accendere la luce. Ecco fatto. Praticamente noi qua abbiamo la pellicola, no? Questo ci serve per capire come esporre la pellicola. Come vedete abbiamo esposto troppo. Esatto, questi 8 secondi, 6 secondi, 4. Io direi di fare tra i 2 e i 4 secondi, perché viene abbastanza bene. Allora, abbiamo questo
ragazzone, il Durst, come si dice, boh, il nostro ingranditore. Allora, come abbiamo detto prima, abbiamo il cassetto per il filtro dei filtri per il contrasto, il cassetto dove mettiamo il negativo, che adesso è impostato per il 35 mm. E allora, muovendo questa manopola, andremo a variare le dimensioni della nostra immagine. Adesso c'è luce, quindi non si vede. Invece questo ci serve per fare il fuoco. Allora, operativamente l'ingranditore ha una lente. Quando noi facciamo il provino a contatto, deve essere messo sul diaframma, perché i diaframmi, esattamente come gli obiettivi della macchina fotografica, sul diaframma più aperto, perché ci serve che arrivi più luce possibile sul nostro negativo, sul nostro provino a contatto. Quando poi andiamo a mettere il negativo nel cassettino, dobbiamo variare il diaframma e andare al diaframma ottimale, quindi 8, 11, 9, dipende dalla lente cosa c'è, perché comunque ha la ghiera, ogni lente ha la sua ghiera con diversi valori. E poi per focheggiare bisogna usare il focometro. Questo dispositivo satanico, dentro il cui non si vede nulla, che ci serve per appunto andare ad ingrandire la porzione di negativo che vediamo qui dentro, e la nostra foto stampata sarà a fuoco nel momento in cui noi vedremo la grana. Cioè, noi attraverso questo ci serve perché dobbiamo vedere la grana della pellicola. Se noi abbiamo l'immagine messa a fuoco a occhio qua, ma qui non vediamo la grana, la stampa non sarà a fuoco. Soprattutto parlando di stampe di buone dimensioni. Allora, dimensioniamo la foto e poi mettiamo a fuoco. Oh, ok. Allora, io andrei dritto per dritto. Uno. Due. Perfetto. 30 secondi. Sac. Altro. Basta, vabbè. Eccoci ragazzi, abbiamo fatto le stampe, le nostre foto sono diventate vere e proprie foto, cioè adesso possiamo chiamarle foto.
se vuoi puoi fare un close up. Abbiamo fatto questa, questa è un po' più piccolina. Alla fine aveva vinto questa qua nel sondaggio su Instagram e quindi l'abbiamo stampata, però abbiamo stampato anche altre perché ci sta, mi sono fatta prendere un po' la mano. Eccole qui. Qua abbiamo provato a fare... come lo chiameresti? Questa cosa qua? Un collage. Un collage. Questa cosa qua. Ok, questo è un contrasto, dei neri molto più decisi, tipo rispetto a questa, perché queste due le abbiamo tenute tipo 4 secondi, mi pare. Questa anche 4 secondi, ma a quanto pare necessitava magari di un secondino in più. Se l'avessimo lasciato un pochino di tempo in più sarebbe venuta anche lì un po' più spinta. Quindi anche qua è questione di esposizione. Questa è uscita decisamente nera, questa invece l'abbiamo tenuta un secondo praticamente, uno o due secondi, ed è venuta così. Mi sentirei di dire che, come nello sviluppo, anche qua è tutta questione di tempi. Per quanto riguarda le temperature, dove sta è una stampa in bianco e nero, penso che sia sui 20 gradi. L'acqua, cioè, deve stare sui 20 gradi, però anche quello c'è scritto tutto. E comunque, raga, è fighissimo! È fighissimo perché voi vedete la foto che esce e spero vi piacciono. Quindi, detto questo, grazie per aver visto il video fino a qua. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se avete considerazioni o domande, fatele tutte nei commenti. E soprattutto mandate questo video a qualcuno che magari può essere interessato all'argomento. Noi siamo da Yes We Scan, vi lascio tutto nella descrizione, tutti i link, tutte le cose utili. E noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Ciao!